Sono 847 i migranti sbarcati ieri nel porto di Trapani, dopo giorni trascorsi a bordo della nave della ONG tedesca CI4. Tra questi 170 minori, molti al di sotto dei 10 anni e due donne incinte. Sono stati tutti raccolti in mare tra la Libia e la Sicilia in diverse operazioni. Dopo lo sbarco e l'identificazione uno per uno, sono stati sottoposti a tampone anti-Covid e a breve verranno smistati nei luoghi dove trascorreranno i 14 giorni di quarantena. La maggior parte verrà trasferita su due navi già all'ancora nel porto di Trapani, gli altri nei centri di accoglienza della zona. Ma non è stato l'unico arrivo di giornata. Domenica altri 53 migranti sono stati soccorsi sulla spiaggia di Campione, in provincia di Crotone. Dal 2 novembre è il sesto sbarco avvenuto nella stessa zona. Nella notte ancora sbarchi, a testimonianza che la rotta mediterranea dell'immigrazione continua ad essere affollata. 84 in tutto i profughi arrivati in Puglia, in Salento, tra Santa Maria di Leuca e Otranto. Nel frattempo, al largo di Lampedusa, attendono ancora un porto sicuro i 308 migranti a bordo della nave di SOS Mediterranee Ocean Viking. Per il momento nessun ok allo sbarco è arrivato dallo Stato italiano. Ieri due minori sono stati portati a terra per ricevere cure mediche più appropriate.